troppo facile per questa Juve oggi. Beh, per chi ha visto la partita ovviamente può sembrare così, però le vittorie sono sempre un qualcosa che vanno conquistate, non nella giornata della gara ma nella settimana. Venivamo da due sconfitte con Bari e Palermo ed un pareggio in casa della Turris, che ovviamente non ci hanno dato un grande morale, se non per le prestazioni, meno per il risultato, e incontrare una squadra che cambiava il tecnico e quindi ci aspettavano una risposta di un certo tipo era preoccupante. Però nel complesso devo dire che i ragazzi hanno meritato, potevano fare anche più gol. Complimenti a coloro che sono entrati e abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra compatta, e credo che sia questa la strada giusta da continuare a percorrere. Mario Vollono, vi ricentro, una vittoria legittimata non solo dal 2-0 finale ma anche da una prestazione importante in tutte le parti. Viterbese annullata, non pervenuta dalle parti di domenica. Beh, questo è stato il tema della partita. Sono stati bravi i ragazzi, dall'inizio alla fine hanno battuto colpo su colpo, quando c'era da palleggiare lo hanno fatto, quando c'era da andare alla ricerca della verticalizzazione hanno fatto anche questo. Sotto porta potevamo sicuramente comportarci un po' meglio, potevamo chiuderla prima, però sono soddisfatto, i ragazzi hanno dato una grande risposta a loro stessi e non solo, e quindi mi fa piacere che hanno interpretato questo tipo di gara in questa maniera, perché non era assolutamente facile. È normale che dopo lo può sembrare, ma non è assolutamente così. Natale Giusti, Vivicentro, una gara vinta soprattutto sugli esterni, grande prova di Orlando, Mantacci ben supportato anche da Rizzo e Galattoni, un giudizio su questa chiave di lettura della gara. Beh, è stata una delle chiavi che ci ha consentito di andare in vantaggio sull'1-0, lo potevamo fare anche più volte, ci è mancato a volte l'ultimo passaggio, era troppo corto, addirittura è stato troppo lungo. Bene anche gli inserimenti su dei terzini, ma mi è piaciuto Moulet, mi sono piaciuti tutti, senza distinzione, si è vista una squadra che voleva raggiungere il risultato ed era quello che ci eravamo prefissi prima della gara e prima che iniziasse la settimana di lavoro, e i ragazzi, devo dire, come al solito hanno confermato di essere, oltre che dei buoni giocatori, dei bravi ragazzi, seri, soprattutto coscienziosi. Al di là del momento non si sono fatti travolgere da chiacchiere inutili e hanno risposto sul campo. Giovanni Donnarumma, Vicentro, anche oggi tanto carattere, col giusto approccio, una vittoria legittimata anche con la ricerca del gioco fino alla fine. È vero, è stato così, ma anche all'80esimo, all'85esimo i ragazzi sono andati alti alla ricerca della palla, cercando di disturbare quelle che potevano essere le loro fonti di gioco, e quindi è sicuramente un approccio importante che dà sicuramente fiducia per le prossime gare, ma che allo stesso tempo non ci deve far abbassare la guardia, perché hanno dato dimostrazione di poter fare queste prestazioni, e quindi oggi, o meglio nelle prossime gare, li aspetterà di riconfermarsi, che è la cosa più difficile, ma in questo momento è giusto che si godino la vittoria e che guardino avanti con entusiasmo. Gioacchino Roberto Di Maio, invece Mega Press, ottima prestazione del collettivo, spiccata invece la prestazione del giovane Moulet. Potrebbe giocarsi le proprie carte al rientro di Trosti a Lieve? Beh, Moulet ha fatto una partita, era già entrato contro la Cavese facendo comunque un buon approccio, poi è stato da me tolto perché era ammonito, avevo paura che potesse essere espulso. Oggi ha dimostrato personalità insieme a Kodromaz, che sta prendendo sempre più coscienza di quelle che sono le sue possibilità e la sua forza, e inseriti all'interno di questo gruppo, devo dire, non è difficilissimo, perché non è sembrato che fosse l'esordio, tra virgolette, il secondo esordio per Moulet, quindi merito a lui, che ha intrapreso giustamente la strada per diventare un punto fermo di questa rosa, e insieme agli altri se la giocherà, ma avrà ancora molto da imparare da gente esperta come Trost, allievi, lo stesso Kodromaz, ma sicuramente oggi non ha fatto vedere che era un esordiente. Giuseppe Lapesta, invece, ultima Antenna 3, ti chiede di Damiano Lia, torna in campo dopo un bel po' di tempo.
Sono contento per lui, ha fatto delle ottime cose, tenendo presente il periodo di assenza dai campi per l'allenamento e per le gare stesse. In qualche occasione si è vista la sua precipitosità nel voler fare e dimostrare perché aveva voglia di giocare, ed è giusto che fosse così. Siamo contenti tutti per lui, un'altra arma a nostra disposizione, e saprà anche lui inserirsi all'interno di questo contesto. Grazie mister. Prego. Grazie, mister. Prego.